Dani mi chiede cosa ne pensi di Medjugorje. Qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video. Per me è un privilegio diffondere ciò che scopro viaggiando per il mondo tra mondo visibile e mondo invisibile, soprattutto riportando le esperienze del mondo invisibile, perché non sono comuni, non se ne parla sui banchi di scuola, anzi quello che dico è un po' fuori dal comune, tuttavia è necessario parlare di questi argomenti che sono utili alle persone per avere più gioia, più felicità, più pace, più serenità. Oggi c'è la conoscenza per entrare in connessione con il proprio sé, tuttavia molte persone ignorano questo aspetto. Bene, cosa ne penso di Medjugorje? Medjugorje è un luogo straordinario e le persone dovrebbero scegliere di andare in questi posti se vogliono avere più pace, più gioia, più serenità, più felicità, più armonia. Ci sono luoghi ricolmi, ripieni, densi di pace, gioia, felicità, serenità ed armonia. Questo è un segreto che in pochi comprendono, perché la maggior parte delle persone crede solo a ciò che vede con i suoi cinque sensi, perché non è in grado di utilizzare gli altri sensi, i sensi del mondo invisibile, e quindi non vede. Ma il fatto che tu non veda non significa che non ci sia altro al di fuori dei tuoi cinque sensi. Questo è un po' l'andazzo che ha avuto anche la scienza. La scienza ha detto: c'è un nucleo e ci sono gli elettroni. In mezzo non vediamo niente, quindi presumiamo che non ci sia nulla. Errore. Il fatto che tu non lo veda non significa che non ci sia nulla. Infatti, quando da una casa tiri fuori i mobili, che cosa dici? Che svuoti la casa, giusto? Cosa fai? Svuoti la casa. In realtà non stai svuotando la casa, stai riempiendo la casa di altro. Di aria, per esempio. Se togli i mobili ci sarà più aria dentro la casa. È fisica. Bene, quindi questi processi mentali errati sono poco utili per comprendere determinati argomenti come quello di Medjugorje. Perché devi avere la capacità di entrare nel mondo invisibile. Se non sai come fare, partecipa alle prossime cerimonie di The Answer, le cerimonie della risposta, dove ti aiuta a entrare dentro, a riabilitare il chakra del cuore, a vedere ciò che la maggior parte delle persone non vede. E così non avresti queste domande. Non ti chiederesti se Medjugorje com'è. Medjugorje è pazzesca perché è piena di amore e gioia, frequenze straordinarie. Così come sono le chiese, i templi, il Gange, la Valle Sacra, questi luoghi di culto. Che cosa succede? Facciamo un esempio comprensibile per la maggior parte delle persone. Se tu entri in un letamaio e ti rotoli nel letamaio e poi entri in una stanza e poi te ne vai, che cosa rimane in quella stanza? L'odore del letame. Ma non si vede con gli occhi. Però quella presenza tu l'hai portata. Bene, se tu entri invece nella stessa identica stanza, pieno di profumo, entri in quella stanza e poi te ne vai, tu non ci sarai più, ma ci sarà il profumo. Bene, la stessa cosa succede a Medjugorje. Le persone vanno a Medjugorje con una carica di amore, pace, speranza, connessione con il divino, fuori dal comune. Quindi riempiono quel luogo con quel odore, con quella fragranza, con quel sapore che è percepibile. È più percepibile dalle persone che riescono a vedere il mondo invisibile, meno percepibile dalle persone che non hanno questa capacità. Tuttavia il beneficio tu te lo becchi comunque, quindi sia che tu sia capace di vedere o non sia capace di vedere, comunque ti becchi il beneficio di Medjugorje, perché è presente, quella vibrazione, quella frequenza è presente, che tu la veda o che non la veda. Quindi ben venga Medjugorje e tutti i luoghi di culto straordinario, andate, frequentateli, immergetevi in quella frequenza.
E se vuoi iniziare a vedere anche tu ciò che la maggior parte delle persone non vede, partecipa alla prossima cerimonia di The Answer, la cerimonia della risposta, dove ti aiuto a entrare dentro, uno, a conoscere il tuo vero guru, due, a vedere ciò che gli altri non vedono.